Lucidio Panzieri, depositata la perizia psichiatrica al Tribunale di Pesaro. Per Michael Alessandrini è stata dichiarata la semi-infermità mentale. Nudo e con una coda finta, entrava in un maneggio e si cospargeva il corpo con le feci dei cavalli. Quarantenne segnalato dalla polizia ai servizi sanitari. Amici a quattro zampe, cala il fenomeno dell'abbandono, ma aumentano le rinunce di proprietà attivando la procedura di ingresso al canile. A Fano, Merlin e Mason cercano casa. Dalla Golena del Furlo a Gradara, sold out per tutti i concerti di Terre Sonore, che ha chiuso il viaggio musicale in 19 comuni. Grande successo anche per il Fano Jazz by the Sea, che ha registrato 30.000 presenze. In 7.000 per Tavuglia Vale, l'evento dedicato alla consegna delle chiavi della città a Valentino Rossi. La sindaca Paolucci dichiara: è una grande emozione. Al Pala Dionigi di Montecchio è tutto pronto per il primo Vallefoglia Challenge, appuntamento a sabato 9 settembre. Una buona serata e benvenuti ad Occhio alla Notizia, il telegiornale di Fano TV. In primo piano l'omicidio Panzieri. Questa mattina al Tribunale di Pesaro è stata depositata la perizia psichiatrica davanti al GIP Antonella Marrone. Per Michael Alessandrini, reo confesso dell'omicidio di Pierpaolo Panzieri, è stata dichiarata la semi-infermità mentale. Al termine dell'udienza, questa mattina, l'avvocato di Alessandrini, quindi Salvatore Asole, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai nostri microfoni. Sentiamo. Noi riteniamo sia andata sostanzialmente bene. Fin dall'inizio abbiamo condiviso appunto le conclusioni dei periti, che appunto hanno concluso per questa semi-infermità, con una patologia però di livello grave, altamente grave, con associata una pericolosità sociale, che quindi mette, diciamo, a nostro giudizio fortemente appunto in dubbio appunto la compatibilità della condizione dell'Alessandrini con la detenzione carceraria. Ed è per questo motivo, come ho già appunto preannunciato anche al pubblico ministero, che nei prossimi giorni presumo ci accingeremo ad avanzare appunto un'istanza di trasferimento dell'Alessandrini dalla struttura carceraria ove tuttora trovasi in una casa di cura protetta. Si renderà necessario appunto che l'Alessandrini venga seguito da personale appunto altamente specializzato, con un programma psicoterapeutico e psicofarmacologico adeguato al caso di specie, e ribadisco, a mio giudizio e a nostro giudizio, questo qua potrà essere solo posto in essere in una struttura. È stata una perizia complicata, lunga? Abbastanza, però su questo lascerei la parola al mio consulente. È andata sostanzialmente come ci aspettavamo, nel senso che noi concordiamo con le conclusioni del collegio peritale su una semi-infermità di mente, con una patologia grave e con una pericolosità sociale elevata, per cui insomma ci auguriamo che Alessandrini possa essere curato come giusto che sia, come è stato ribadito anche oggi in aula. Alessandrini, dopo l'udienza, ha abbandonato il Tribunale di Pesaro tra le urla di rabbia e disperazione del padre e degli amici di Pierpaolo Panzieri. Vediamo il video realizzato dalla nostra troupe sul posto. Ti ammazzo come un cane, basta! Ti tagliano le mani, hai capito? Devi morire! Bastardo, i tuoi cani che li ammazzo! Figlio di puttana! Sei un morto che cammina, ricordalo! È vero, sei morto! Ha perso la Dascoli! Sei morto! Dove cazzo? Basta! Basta! Il padre, la mamma te!
Cambiamo argomento, un maneggio della provincia di Pesaro Urbino ha segnalato alla questura alcune condotte sospette avvenute nel mese di agosto all'interno del loro campo. Grazie alle riprese della videosorveglianza fornite dai proprietari, gli operatori della Polizia di Stato hanno potuto ricostruire la sequenza dei fatti che nelle occasioni documentate si ripeteva in maniera pressoché identica. Un uomo durante le ore serali faceva ingresso all'interno del maneggio. Una volta entrato si dirigeva verso i box e liberava all'interno del campo recintato alcuni cavalli. Successivamente si denudava completamente, indossava una coda di cavallo finta, incominciava così a camminare tra gli animali, intervallando tali momenti con altri durante i quali si cospargeva il corpo con le loro feci e urine. Tali comportamenti, unitamente alle informazioni acquisite sulla sua identità, un quarantenne circa con regolare attività di lavoro e senza precedenti, hanno fatto emergere un evidente disagio sofferto dall'uomo. I proprietari del maneggio non hanno infatti sporto querela nei suoi confronti. La gestione di situazioni come questa, che attengono all'attuale tematica del disagio mentale, necessita di un'azione coordinata tra i vari servizi presenti sul territorio. È per questo che gli operatori di polizia hanno provveduto a segnalare l'uomo ai servizi sanitari competenti per la sua presa in carico, al fine di attivare un idoneo percorso terapeutico e di assistenza. Una scossa di magnitudo di 3.0 è stata registrata oggi pomeriggio, poco dopo le 16.30, al largo della costa marchigiana ed esattamente nel tratto antistante il comune di Mondolfo. Il sisma è stato registrato a una profondità di 5,6 chilometri. Cambiamo argomento per parlare di uno dei temi che durante la stagione estiva si fa più sentire, quello degli abbandoni e delle rinunce agli animali domestici. Ci sono dunque tanti cani che cercano casa, tra loro anche Marilyn e Manson. Noi siamo stati al canile Melampo di Fano per sentire com'è la situazione nella nostra zona. Vediamo il servizio curato da Cristiana Guerra. Si stima che ogni anno in Italia siano abbandonati una media di 80.000 gatti e 50.000 cani, più dell'80% dei quali rischia di morire di incidenti, stenti o causa di maltrattamenti. Il 2023 è un anno da record negativo. Sono stati ceduti o abbandonati più di 127 animali al giorno. Nonostante le campagne di sensibilizzazione, si è ancora lontani da debellare il problema e tanti animali finiscono nei rifugi e strutture di ricovero, perché si dimentica che il rispetto e l'amore per gli animali inizia con noi. L'ingresso per il cane in canile è sempre comunque un dramma. Si trova privato dei propri riferimenti, dei propri odori, delle proprie routine, dei propri affetti. Poi ci sarà il cane che ha maggiori competenze e quindi riesce a fronteggiare meglio questa situazione, questo momento che resta comunque per lui drammatico, e il cane che non lo accetta. Abbiamo avuto animali che i primi giorni erano talmente disperati da arrivare a procurarsi lesioni serie alle zampe per scavare nel cemento del box per trovare la via di fuga nel tentativo di riuscire a recuperare quella che era la propria vita. Alla base dell'abbandono c'è la scelta di adottare un animale che non è stata ben ponderata. Noi parliamo sempre di mancanza di consapevolezza o di necessità di consapevolezza. Purtroppo c'è sempre l'immagine romantica di condividere la propria vita con un animale, che sicuramente l'arricchisce, ci riempie di gioia, di soddisfazioni, ma comporta anche tanti impegni. Un impegno in primo luogo che è anche economico, perché purtroppo gli alimenti degli animali possono di buona qualità hanno un costo, ma soprattutto le terapie e le cure veterinarie. Quindi sono tutte considerazioni che vanno fatte, al di là dell'impegno fisico. Io dico sempre, un cane, così come un gatto, non sono soprammobili che si mettono lì e si autogestiscono, richiedono impegno, richiedono un rapporto, la costruzione di un rapporto di qualità, che non è semplicemente uscire a passeggio con il benedetto smartphone in mano. Il rapporto con il cane va costruito e deve essere di qualità, anche perché la mancanza di questa qualità si traduce in problemi comportamentali del cane. Problemi comportamentali che vanno a incrinare il rapporto e portano poi all'abbandono, o meglio rinuncia di proprietà. Senza trascurare che
ci possono essere comunque delle figure professionali qualificatissime, educatori, istruttori cinofili, che nel momento in cui ci fossero delle difficoltà sono in grado di dare un supporto più che valido e portare anche la risoluzione dei problemi. Per i gatti la realtà è totalmente diversa, quindi parliamo di un fenomeno che è ancora pienamente giuridicamente rilevante, quindi l'abbandono nudo e crudo, per cui il gatto viene preso, abbandonato, se parliamo di cuccioli, nel cartone, o semplicemente lasciato in strada. C'è un modo per contrastare questo fenomeno? Sì, sicuramente. Se per il cane è quello di costruire un rapporto consapevole e un rapporto di qualità, per il gatto quello di sterilizzare, chiaramente di fare una scelta ponderata allo stesso modo che per il cane, ma soprattutto di arrivare alla sterilizzazione del proprio animale e all'assumersi la responsabilità microchippandolo. Ad oggi nella nostra regione non è obbligatorio il microchip per il gatto, ma è quell'elemento che rappresenta il distinguo fra un randagio e un animale padronale. In secondo luogo, scegliere di non far nascere vite che vanno semplicemente ad ingrossare le file del randagismo, perché prima o poi la schiera di amici, parenti e conoscenti fidati esaurisce e prima o poi uno dei gatti partoriti dalla gatta padronale arriverà sicuramente in strada ad aggravare un fenomeno di randagismo felino che nella nostra realtà è ancora drammatico. Oggi raccontiamo la storia di Marilyn e Manson. Loro sono arrivati da noi in canile circa 12 anni fa, sono stati abbandonati in autostrada, in realtà i cuccioli erano due, Marilyn e la mamma, Manson e il figlio, e una persona ha assistito appunto al loro abbandono. Sono arrivati qua da noi e purtroppo hanno trascorso, nonostante la taglia piccola, tutta la loro vita con noi. Però sono dei vecchiettini in ottima salute e meriterebbero il loro riscatto. Sono estremamente legati fra loro e quindi ci piacerebbe tanto un'adozione di coppia. Ecco, per adottarli bisogna contattarvi? Sì, è sufficiente contattarci o telefonicamente al 346-0106-264 oppure tramite la nostra pagina Facebook Associazione Melampo Onlus e fissare un appuntamento. Richiediamo a tutti i nostri aspiranti adottanti un percorso conoscitivo che generalmente è molto breve, ma per fare in modo che il cane o i cani, come in questo caso, come ci auspichiamo, entrino in una famiglia avendo già una conoscenza dei suoi componenti, avendo instaurato un minimo di relazione che consenta, faccia sì che il cambio di ambiente sia per loro quanto meno traumatico possibile. Oltre a Marilyn e Manson ci sono altre storie da raccontare. Sì, sempre nell'ottica delle adozioni, qualche mese fa abbiamo avuto una grandissima soddisfazione perché un nostro cane anziano, che generalmente i cani anziani sono quelli che nessuno considera quando si affaccia in canile alla ricerca di un compagno di vita, ha trovato improvvisamente anche per noi inaspettatamente casa. Questa famiglia con una sensibilità rara, nonostante avessimo proposto e presentato loro cani molto più giovani, si è innamorata del nostro Smile, che alla veneranda età di 16 anni ha lasciato la struttura e adesso è un amatissimo e felicissimo cane di casa. Poi, per quanto riguarda i gatti? Le adozioni per i gatti sono un po' più complesse, nel senso che trovandoci tanti gattini ancora in strada, molto spesso chi cerca un gatto ha la possibilità di trovarlo direttamente passeggiando o spostandosi. Abbiamo avuto anche però per i gatti tante belle adozioni e la soddisfazione ultima è quella di una coppia che qualche mese fa ha adottato un gattino cieco da un occhio, ha scelto appositamente lui, sapendo che avevamo meno possibilità rispetto al fratello. Poi a distanza di mesi è venuto a sapere che il fratello, che sulla carta era più titolato per avere un'adozione più rapida, in realtà era ancora con noi e ha deciso di fare il bis. Quindi proprio da sabato scorso anche lui ha raggiunto il fratello e c'è stata questa reunion, questa happy end. Un passaggio storico, così è stato definito l'accordo raggiunto tra l'amministrazione comunale di Fano e gli esponenti del terzo settore nell'ultimo confronto per la costituzione dell'azienda pubblica servizi alla persona, la nuova struttura giuridica scelta dai 9 sindaci dell'ambito sociale 6 come il modello più efficace a gestire le politiche di welfare del territorio. L'atto di indirizzo condiviso durante l'incontro verrà proposto al Comitato dei
dei sindaci dell'ambito e poi a tutti i 9 consigli comunali. Ora il prossimo passaggio di confronto sul rafforzamento dell'ATS6 e la costituzione dell'azienda pubblica servizi alla persona sarà quello in sede istituzionale con il consiglio monotematico convocato per lunedì 11 settembre. In via del tutto straordinaria, la soprintendenza organizza una giornata di cantiere aperto presso gli scavi di via Vitruvio a Fano. Sarà possibile visitare l'area domenica 10 settembre dalle ore 10 alle 18. Le visite dureranno 20 minuti e potranno entrare solo 5 persone alla volta. Si raccomanda di presentarsi con scarpe chiuse e quindi consone al luogo. Per prenotare occorre inviare una mail all'indirizzo che vedete in impressione indicando se si preferisce l'orario mattutino o pomeridiano. In risposta sarà comunicata la conferma e l'orario presunto di accesso. L'ingresso è gratuito e disponibile fino ad esaurimento dei posti. Torniamo a Pesaro per la segnalazione inviata da un cittadino in strada Malpighi, vicino all'asilo Gulliver. Ci ha scritto: gettano i rifiuti sempre fuori dai cassonetti. Chiediamo un intervento di Marche Multiservizi. Cambiamo argomento, ci spostiamo a Tavuglia, dove ieri sera si è svolto l'evento Tavuglia Vale, nel quale sono state consegnate le chiavi della città a Valentino Rossi. Vediamo com'è andata nel prossimo servizio. In tantissimi per Tavuglia Vale, l'evento svoltosi nella serata di giovedì 7 settembre, che ha visto Valentino Rossi, ex campione della MotoGP, ricevere le chiavi della città. Appassionati provenienti da ogni parte d'Italia e del mondo, tutti per festeggiare il dottore che per tanti anni ha regalato grandi emozioni. È durissima, Lorenzo davanti, Rossi dietro, non c'è spazio qui, troppo bravi, sì. A consegnare simbolicamente le chiavi in titanio come alcuni elementi delle moto da corsa, la sindaca della città di Tavuglia, Francesca Paolucci. È un'occasione però speciale, perché abbiamo pensato che era arrivato il momento di rendere un omaggio importante a Valentino, quindi alla leggenda dello sport, che ha sempre scelto di rimanere a Tavuglia con la sua vita, la sua famiglia, la sua azienda, il Rail Motor Ranch. Quindi noi possiamo solamente esserne orgogliosi di avere nel nostro piccolo comune, nella nostra regione, un personaggio, uno sportivo come Valentino Rossi. Oggi grande affluenza, è un'occasione importante anche per buon turismo. Sì, io penso che questi eventi si facciano anche per questa ragione. Dobbiamo in qualche modo creare delle sinergie tra un mondo di appassionati, di tifosi, che poi può diventare un turismo per le nostre zone. E dobbiamo essere capaci di utilizzare, di sfruttare questi momenti per far conoscere i nostri luoghi, i nostri territori a più persone possibili. Sarà sul palco tra poco, quali emozioni proverà? Beh, devo dire che sono emozionata, perché nonostante io veda Valentino, insomma, diciamo più in vesti, insomma, diverse, le tante persone, poi sento molto questo riconoscimento che il Consiglio Comunale ha deliberato di concedergli. Lo sento molto perché ci credo. In 7.000 per Valentino Rossi, tantissimi appassionati, sin dalle prime ore del mattino, hanno affollato le strade di Tavuglia. Valentino Rossi per me, siccome che io ho più di 60 anni, Valentino l'ho visto nascere e praticamente quando io correvo in moto, lui penso che con le ruote della moto, con le camere d'aria si faceva ancora le fionde. Quindi ho preso una passione enorme per questo sport, poi lui ovviamente ha imitato me, è diventato campione. Da dove arrivate? Montebelluna. Scelto di venire qui oggi? Perché noi praticamente ho il figlio qua che era il suo sogno e anche il mio, allora abbiamo deciso di venire giù. Siamo partiti stamattina e speriamo di rientrare forse.
forse domani. Perché sei qua oggi? Perché sono nato con la passione della moto e grazie a Valentino ho preso questa passione. Poi la mia moglie anche me l'ha passata e via, così. Da quanto tempo sei qui in attesa? Dalle 2:30. Da dove arrivi? Da Rimini. Perché secondo me è il pilota più forte che abbia mai avuto il MotoGP, il moto mondiale, il circuito insomma. Da quanto tempo siete qua in attesa? Da stamattina alle 9. Dove arrivate? Padova. Tutto, è un grande, Valentino è unico al mondo, non ce ne sono altri. Passione, gioia e allegria. Perché sei qui oggi? Per il dio della moto, ovviamente, tifosa da sempre. Un mito. Immagino sei venuto in moto qui oggi. Sì, la grande. Perché sei qui? Sono qui perché ho preso un giorno libero dal lavoro per vederlo. Sono qui così per rivederlo da vicino, per celebrare un po' il suo modo di essere. Valentino Rossi per noi, per me e penso anche lui, è un esempio, perché ci piacciono entrambi i motori, e andiamo in bici, per noi è un esempio, è una figura di riferimento. Oggi perché siete qui? Per fare un giro, poi mi hanno detto che ci sarà anche Valentino sul palco, è una bella esperienza. Dallo sport alla musica con Terre Sonore, che ha concluso il suo viaggio itinerante con un grande successo di pubblico. Iniziato il 30 luglio alla Golena del Furlo di Acqualagna e conclusosi il 27 agosto nel Castello di Gradara, il viaggio musicale di Terre Sonore si è snodato tra colline, borghi antichi, sentieri naturalistici e altri bellissimi luoghi della provincia di Pesaro Urbino, toccando ben 19 comuni. Organizzato da Fano Jazz Network con la direzione artistica di Adriano Pedini, ha avuto come obiettivo quello di conoscere, scoprire e raccontare, attraverso la musica e non solo, un territorio fatto di paesaggi straordinari, di storie antiche, di comunità vive e saldamente legate ai valori delle proprie tradizioni. Un viaggio di 3.000 km con 20 concerti praticamente nelle quattro valli della nostra provincia, dalla Val Marecchia, Val Cesano, Val Metauro. La cifra più importante di questo viaggio è stato l'incontro con le comunità e questo incontro ci ha consentito di costruire ogni evento in maniera che potesse risultare un evento particolare. Facendo con una battuta che dico sempre, il problema che abbiamo avuto quest'anno in Terre Sonore è stata la mancanza delle sedie, nel senso che ogni qualvolta abbiamo approntato questi concerti in questi piccoli borghi, quindi spazi abbastanza piccoli, però c'è sempre stata una grande affluenza. Questa la dice lunga sull'affluenza del pubblico, che è praticamente raddoppiato rispetto allo scorso anno, che già aveva una buona affluenza. Quindi evidentemente è un motivo di grande soddisfazione e ci fa sperare per una buona riuscita anche per i prossimi anni. Credo che lei sia soddisfatto anche dei numeri che ha ottenuto la 31esima edizione di Fano Jazz by the Sea. Sì, Fano Jazz by the Sea è stata ormai una riconferma, possiamo dire. È ormai un format consolidato, a partire dai concerti del Main Stage alla Rocca Malatestiana, ma con tutto quello che succede dentro il Jazz Village, col suo concetto green, con la partecipazione dei giovani musicisti. Cito l'esempio dell'orchestra Mosaico, il campus musicale, ma i concerti in tutta la città con Live in the City, il concerto all'alba, tutti gli spazi per le attività collaterali, tutte le collaborazioni, insomma molto articolato e ci sarebbe da raccontare. Però il dato fondamentale è che Jazz Village, che rappresenta un po' il nostro, quindi il biglietto da visita che ci contraddistingue per la sua attività e anche per i suoi contenuti, quest'anno è stato veramente un'esplosione, tanto che dobbiamo pensare di allargarlo perché siamo un po' stretti. In totale il Festival 2023 conta 55 eventi, di cui 46 gratuiti, con il coinvolgimento di 200 musicisti, oltre 6.000 biglietti staccati con 2 sold out e 30.000 presenze complessive di pubblico stimate. Il dato importante e la cosa che ci fa molto piacere, la frequenza dei giovani è stata veramente importante, è stata decisiva, è stata predominante. E questo è un modo, crediamo che questa attività di Jazz Village sia anche un modo per avvicinare i giovani, quindi anche la città tutta,
a quello che è poi il senso più generale del festival, che è proporre della musica d'autore, proporre della musica d'arte. Al Pala Dionigi di Montecchio è tutto pronto per la prima edizione del Vallefoglia Challenge. Scopriamo nel prossimo servizio i dettagli dell'evento che si svolgerà sabato 9 settembre. Dopo il grande successo di Pesaro Challenge, è tutto pronto per la prima edizione del Vallefoglia Challenge. Sabato 9 settembre è in programma un'intera giornata dedicata allo sport per valorizzare e promuovere il grande lavoro che svolgono le società sportive del territorio. In tutta l'area antistante il Pala Dionigi di Montecchio saranno presenti tante discipline sportive da conoscere e provare. Penso alla danza, penso a tante altre cose che ci sono e quindi... E parafrasando con Pesaro, nel senso che noi lavoriamo molto con Pesaro, e lo sport diciamo che non è meno vivace di Pesaro questa realtà, anzi ci sono tanti impianti sportivi che vengono utilizzati anche da tutti i comuni confinanti e quindi pensiamo a fare una giornata dedicata per la prima volta con coloro che hanno già fatto un'esperienza a Pesaro da diversi anni, ci sembrava una cosa molto utile, un grazie alla società e all'assessore Calzolari che è qui a fianco a me, perché insomma è la prima volta, noi abbiamo mille altre cose. Una giornata di sport in un luogo di sport, il centro di Montecchio, il centro sportivo di Montecchio, dove abbiamo lo stadio Spadoni, abbiamo il palazzetto, il Pala Dionigi, il Pala Vitri, quindi in area sportiva, e quindi le varie iniziative, sono circa una trentina le società e discipline che sono state coinvolte in questa giornata, utilizzeranno sia gli spazi interni alle strutture sportive che all'aperto, l'area che è dedicata solitamente al mercato, saranno in tutte queste aree insomma dislocate le varie attività. Il primo Vallefoglia Challenge nasce da un'idea di Escudo e dalla volontà del primo cittadino Palmirucchielli e dell'assessore allo sport Mirko Calzolari. L'evoluzione di una manifestazione cresciuta negli anni, che oggi ha il piacere di approdare a Vallefoglia e che anche in futuro arriverà nei vari comuni della provincia di Pesaro. Molto inclusivo come evento, mette in rete tante realtà del territorio ed è giusto che ne benefici, essendo questa una vetrina per lo sport, del grande sport, ma anche dello sport minore, chiamiamo così, di tutti quegli sport frequentati sul territorio, vuole essere una manifestazione, un evento diffuso. Il plogging conoscete benissimo, che è una disciplina che praticamente nasce in Svezia e si corre e si raccolgono i rifiuti. Noi abbiamo pensato di dividerla in due momenti, il plogging race, che è proprio una competizione, quindi una squadra di 5 atleti che hanno una preparazione atletica anche di base, correranno per un'ora da un punto all'altro della città di Vallefoglia raccogliendo i rifiuti, mentre l'urban plogging è per le persone che non sono abituate a fare sport, che non hanno una preparazione atletica, raccoglieranno passeggiando, raccoglieranno solamente i rifiuti. Con quale spirito affrontate questa prima edizione? Ah, ma con molta emozione, perché anche alla terza edizione di Pesaro Challenge eravamo emozionati, perché ogni evento è sempre un momento nuovo, non sappiamo quante persone verranno, come verrà apprezzato il nostro lavoro, quindi è sempre un momento di grande emozione. Chiudiamo anche questa sera con l'album di famiglia di Fano TV e facciamo gli auguri a Giorgio Biagetti e Graziella Ciaramicoli, che oggi festeggiano 60 anni di matrimonio. In una di queste fotografie li vedete insieme proprio nel giorno delle nozze celebrate a Dorciano di Pesaro, nel comune di Terre Roveresche, dove tuttora risiedono. Dopo di noi le previsioni del tempo e a seguire uno speciale della BCC di Fano sulla consegna dei bonus bebè. Vi ricordo che potete inoltrare le vostre segnalazioni al numero 338-4968-250 oppure tramite il gruppo ufficiale Facebook Reporter di Strada by Fano TV. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito e buona serata.